Ciao a tutti ed eccoci in Tomodachi Life. Ecco, abbiamo subito le notizie flash. Vediamo un po'. Nuovo articolo di importazione. Cosa? Ah, la gonna. Vediamo un po' di che colori. Ah, ok, andiamo a vederlo. Ah, anche telefonata. Oh, sto registrando nel giorno del mio compleanno 18-8, attenzione. Ciao Manuel. Perfetto. Viaggiare. E vai, anche Manuel, l'abbiamo mandato in viaggio. Va bene così. Vai, 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 vai. Ma sì, tutto a posto, vai, ciao. Come sempre. Perfetto. Va bene. Vai. Vai. E voilà, anche il mio bebè se ne va. Non ricordo quanto. A quanti bebè, scusate, a quanti bebè sono mia sosia con Gio? Non lo so. Vabbè, ciao, ciao, ciao. E torniamo indietro. Allora, un'altra telefonata. Aiuto, che succede? Ciao. Che succede? Ah! Inclina con so che guarda intorno. Fortissimo! Eccomi là, ritorno qui. Perfetto. Na, 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 na. Grazie. Ora soffio, soffio. Le candela, vai. Grazie, grazie, Sosia, grazie, grazie, gentilissimo. Oh, grazie. Aiuto, torta di compleanno e vai. E vai! Perfetto. Allora, possiamo vedere adesso l'abbigliamento. Perfetto, vediamo quello nuovo. Vediamo. Aspetta, dov'è? Non era la gonna. Eccolo qui. Fermaglio da ibisco. Il fermaglio? Ah, pensavo fosse la gonna. Quindi era il fermaglio. Ok, compro i vari. Proprio. Ci avevo azzeccato un pieno, devo dire. Parecchio, sì. E vai, comprati tutti i colori del fermaglio ibisco. Perfettissimissimo. Torniamo a vedere. Quindi, l'evento lì è la. Oh, l'abito da star. No, wow, con le stelle, mamma mia, questo era uno nuovo, ho aggiunto un altro abito alla collezione. Acipicchiolina, stavo dicendo, sì, che questo evento qui è quello del donazione. Ah, ma parecchia oggi, c'è bisogno di un centralino, di una centralinista che mi prenda le chiamate. Che succede? Oh, Adriano è tornato a casa, coi capelli rossi. Wow, Adriano è arrivato a 8 di livello di gratitudine. Faccio vedere, ammappate, dall'isola di Fante, liquirizia salata. Una liquirizia strana, eh. Cosa, cosa? Che è successo? Fantastico! Non c'eri prima. Bravo, bravo, mangia, mangia. Vai, vai, però il piatto non lo mangiare, eh. Va bene, allora non ti riposi prima, facciamo dormire anche. Accogliamo il nostro viaggiatore come si deve. Perfetto. Ottimo. Vediamo un po' il notiziario. Questo me l'hanno già fatto. Ok, era. Niente, la notizia era il mio compleanno che avevamo già visto prima. Mi hanno fatto gli auguri. Via, via, controlliamo adesso nel palazzo che cosa succede. Allora, vediamo un po'. Sta dormendo la mia sosia. Allora, qualcuno mi aveva. No, ragazzuole, mi sono dimenticato. Qualcuno mi aveva suggerito il detestato di Laria e me ne sono dimenticata. Mannaggia, non me lo ricordo più. Forse le cozze o le cozze. Vediamo un po'. Qualcuno mi aveva suggerito il cibo detestato di Laria e me ne sono dimenticata. Questa è molto grave. Accipicchiolina, vediamo un po'. O forse le cose. Perché qualcuno mi ha anche suggerito il detestato della mia sosia e quindi non mi ricordo se le cozze erano per la mia sosia oppure di Laria. Vediamo un po'. E voilà, grazie a coloro che mi hanno suggerito che le cozze erano il detestato di Laria perché finalmente ho trovato il detestato di Laria. Oh, sì! Allora non mi ricordo qual era il detestato della mia sosia. Beh, suggerite, suggerite se l'avete trovato, per favore, grazie.
Perfetto, Ilaria, vai, rifatti con questo salame. Vai, perfetto, e ho finito tutti gli alimenti anche di Ilaria. E vai, yuhu! E torniamo indietro. Grazie, grazie a coloro che mi hanno suggerito. Mi avete diminuito la ricerca, grazie. Allora, vediamo un po' qua. Chi c'è che... Sì, Vicky. Sì, sono io. Ah, volevi cambiare... Tieni, tieni, la gonna piega. Vuoi cambiare abbigliamento? Tieni. Oh, vediamo un po'. Allora, e ti do anche una bella camomilla, anzi un bel cappuccino che ce ne ho di più. Tieni, beccati questo. Vediamo se ti piace. E vai. Oh, quasi quasi facevo il livello 11, ma niente, torniamo indietro. Allora, andiamo a vedere la richiesta di Gaia, che è con Federico. Vediamo un po' cosa hai in mente di fare. Dici, Gaia, che cosa hai in mente? Sì, è un mese. Va bene, vai pure, vai pure, vai, vai. Hai ragione, vai. Tieni questa canzone, un po' di heavy metal, così poi aumenta la tua sensibilità canora. Ok, e anche questa è fatta. Torniamo indietro, andiamo a vedere un po'. Non c'ho altre richieste, attenzione, a parte quella di gioco. Ah, un'altra, un'altra. Vediamo Mami invece cosa... Mami, ho detto. Vediamo Mami che cosa hai in mente di fare. Sì, sono io, eccomi qui presente. Vai, vai, ci penso io, vai. Veloce, la vai. Attenzione, attenzione. E vai, è andato tutto a posto. Voilà. Oh, prego, prego, vai. E andiamo avanti. Anche a me mi mancano due alimenti. Oh, cosa ci regali? Oh, un bel farmaco per lo stomaco. Tieni, beccati questa omelette. Vediamo un po'. E non è che abbia gradita più di tanto. Ok, torniamo indietro. Perfettissimo. Facciamoci un'ultima richiesta di Steffi. E vediamo un po'. Dai, dici. Oh, subito, siamo pronti. Tieni, lasagne per te, Steffi. E le ha gradite, ma sono stupende le lasagne, quindi leggerine, eh? Sì! Proprio una tintura spray per capelli, yes! Ok, vai, qui ragazzi, sono tutti dormienti. Ah, vediamo un po' un sogno di Daisy. La stanno dormendo tutti. Insomma, l'ora è tarda. Sì? Cosa succede? Ma io non ci credo. No, ma non devi abboccare così. Ma secondo te, alla ricerca del tesoro? Infatti. Lasci credere, ti ha detto una puzzetta, ti ha detto. Mannaggia, mannaggia. Aiuto, mi si è buiato tutto. Anche l'orologio è partito. Ok, ha fatto un sogno stranissimo, certo. Un cuscino rumoroso! E vai, torniamo indietro. Oh, sono finite le richieste, stanno dormendo tutti. Cioè, dai, un altro sogno, un altro sogno. Vediamo che sta sognando Eli. Ah, questo del pannello, no, quel pannello che devi cos'are, coprire, è faticoso. Quest'era della notte è faticoso, bene, abbiamo vinto il pannello senza faticare tanto. Perfetto, e vai. Nulla, tranquilla, vai, dormi. E vai, pannello solare per noi, vai, torniamo indietro. Ok, in questa puntata io direi che, vabbè, via giù, lo devo fare, se no vedo quel cartellino lì mi dà noia. Ecco, oh, vai, ora ho pulito tutto. Fatto, andiamo un po' a vedere nelle case degli sposini chi è sveglio. Oh, vedo che c'è sveglio, Matteo e Emma che stanno chiacchierando con i cuoricini. Poi c'è, aiuto, una zanzara!
Non l'ho fatta fuori. Malefica Zanzara mi stava attaccando. L'ho vista, l'ho vista. Ma non sono riuscita a farla fuori. C'è Serena e Vale che stanno chiacchierando. Questa è Matteo e Marina, l'avevo già vista. E poi c'è Jim e Flavia. Vediamo un po' cosa fanno. Anche loro se la stanno chiacchierando al tavolino. Il resto stanno dormendo tutti. Vedo. Ho Leorica, dormo, sì. Daisy, se la dorme. E via. Ok, dai. È giunto il momento dei vostri sondaggi. Oggi cercherò di essere un pochino più breve. Ma la vedo dura perché siete tantissimi a farmi le richieste. Oh, vediamo. Antonella mi chiede di fare un sondaggio a 4. Alfio MJ, Alfio MJ, Favij e Statussina. Oh, vediamo un po'. Si parte subito con una bella sfida. Oh, mi sa che vince Alfio. E vince Alfio. Vediamo un po'. Emanuele mi chiede di fare un sondaggio a 3. A 3 e che è Festival, compleanno e Natale. E vediamo chi vince. E vince Festival. Mi sa di sì. Ariana, Costanzo mi chiede di fare un sondaggio a 2. Che è scuola contro vacanze. Voglio un sondaggio a testa e vediamo un po'. E vince scuola. Ma come scuola? Mannaggia, ragazzi, come siete studiosi. E vediamo un po' Alessandro che mi chiede di fare un sondaggio da Super Mario e Donkey Kong. E vediamo un po' chi vince. E vince Super Mario. E per forza, Super Mario alla grande. Poi Noemi mi chiede di fare un sondaggio tra Angela contro Francesca. E vediamo chi vince, se Angela o Francesca. E vince Angela. Bene, ci fa piacere che tu ce lo dica, Star Child. The Fire Dog mi chiede di fare un sondaggio a 2 che è 3 Nintendogs più Cats verso Super Smash Bros. Vediamo un po' chi vince. Vince Super Smash Bros. Attenzione, Domenico, ho ripescato il tuo messaggio. Grazie, Domenico, che mi dice che l'insalata greca è il tuo desiderato. Oh, la prossima volta, se sono sveglia, cioè se la mi sono sveglia, gliela do. Bene, vai, andiamo avanti. Andiamo a cercare il sondaggio a 2 di Game Girl, che mi chiede di fare questo sondaggio tra Tomodachi Life contro Animal Crossing. Vediamo oggi chi vince. E vince Tomodachi Life, si autovotano, certo, troppo fico anche, dice Star Child, come non poteva dire altro. Vediamo, sondaggio 4 di Francesca Esposito che mi chiede di fare tra questo sondaggio tra le lasagne, la pizza, il gelato e l'hamburger. Vediamo un po', attenzione, vince la pizza! Come non può vincere la pizza? La suprema pizza! Nello, sondaggio 2, mi chiede di fare questo sondaggio 2, 3, attenzione, unicorni sparafleshosi contro pandacorni. Oh, vediamo un po'. Vediamo un po'. Mi sa che vincono gli unicorni sparafleshosi. E infatti gli unicorni vincono. Alessia, Avallone, mi chiede di fare un sondaggio 2 tra mare contro piscina. Oh, vediamo un po'. Dove andiamo? Al mare o in piscina? Vince, vince. Oh, qui è piscina, eh? Vince il mare, ma di poco. Sonia, mi chiede di fare un sondaggio 2 tra Oriente contro Occidente. Oh, dove andiamo? In Oriente o in Occidente? Dove ci portate, cari amici miei? In Oriente. Ci portano tutti in Giappone, soprattutto. Michela, mi chiede di fare un sondaggio 2 che è tra lasciare e essere lasciati. Accipicchialina. Che sondaggione importante. E qui dice essere lasciati. Accipicchialina, sarebbe meglio. Nessuno delle due, eh? Bene, torniamo a fare il sondaggio che è di Luca. Un sondaggio a 4 che è Super Mario Maker. Sì. Favij contro Stratossina contro E3. Accipicchialina, che strani assemblaggi di dei qui. E vediamo un po'. Attenzione. Cappelluccio per poco, per poco. E però vince Favij. Stavo lì per vincere, stavo scozzando, me la stavo scozzando. Anna mi chiede di fare un sondaggio 2, sì, oui, contro computer. Attenzione, attenzione. E vince il computer. Beh, ma allora sì, io pensavo vincesse la Wii, e invece no, non se la sono portata a casa. Forse volevano il computer. Chris mi chiede di fare un sondaggio a 3 che è tra Stephanie. Aiuto qui Stephanie contro Vegas contro Surrey, 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 Surrey
Ora la scarto. E vince Stefanini. Roberto Z mi chiede di fare un sondaggio a due che è tra assalto contro cecchino. Assalto o cecchino? Io preferisco il cecchino. Io vince il cecchino, anche loro preferiscono. Amore unico, certo. Lo stealth, tutta vita. Robertino. Rogi, che non è una ragazza, non mi ricordo il nome. Sotto questo nome. Stratussino, gli farei fare il sondaggio a due. Sì, ce l'ho già, fermi tutti. Malattia contro salute. Acciticchiolina. Io spero vinca la salute. Ammappate. Altro sondaggio difficile e pesante. E vince la malattia. Ma come può vincere la malattia? Ma sono pazzi questi miei. Allora, andiamo avanti. Andrea mi chiede di fare un sondaggio a 4, che è 3DS contro il 3DS XL contro i New, allora, 2DS e contro i New 3DS. E vediamo un po' chi vince. Il 3DS XL vanno sempre su quella. Va bene. Sara mi chiede di fare un sondaggio a 4. Ci sono, quindi, che è Mercurio, Marte, Giove. Marte, Giove e Venere. Oh, 4 sondaggi sui pianeti. Cioè, un sondaggio su 4 pianeti. Ecco. E vince Giove. Bene. Ok. Vanno tutti su Giove, hanno deciso. Lori Craft TV mi chiede di fare un sondaggio a 4. Che è calcio, basket, golf e wrestling. Oh, vediamo un po' quali di questi sport prediligono. Messi così a confronto. E vince il basket. E vince il basket. Sì. Allora, vabbè, sto cercando. Aspettate. Ebbene sì, ho finito i vostri sondaggi. Se ve ne aggiungete altri e non li vedete nel video di domani, ovvero di adesso, voi riscrivetemi qua sotto e ve le faccio nella prossima puntata. Allora, questa è stata una puntata un po' speciale perché era la puntata del mio compleanno. Bene, quindi, benvenuti, cioè no, benvenuti, grazie per essere arrivati fino a qui. E io benvenuto, nel senso che lo do a letto perché adesso mi ci tuffo. Che dirvi? Grazie per appunto seguirmi. Se non l'avete ancora fatto, seguitemi. Mettete un mi piace al video se vi è piaciuto il video. Fate i vostri sondaggi se volete che vi faccia il sondaggio. Commentate, scrivetemi. Io appena posso rispondo. Sono un po' nel fitto del lavoro, quindi come avete potuto notare, ho diminuito anche la pubblicazione dei video. Però mi impegno a farlo almeno uno a settimana. Quindi tranquilli che almeno uno a settimana non. Cioè. Ci sarà, quindi non vi perderete molto. Bene, detto questo, io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao a tutti, aspetto i vostri commenti.